ogni tanto mettiti di fianco a questa. Questa è la bianca, facciamo... che dici? Cos'è meglio tu? Mi piace più la bianca. La bianca? Al Motor Show di Bologna, tra altre persone del mondo dello spettacolo e della politica, anche Leonardo Sottani, campione olimpico di pallanuoto, attaccante della nazionale italiana e allenatore della Rari Nantes Florentia, ha visitato lo stand e l'area di test drive Renault, soffermandosi in particolare sulla gamma Renault Zero Emissioni. Fiorentino, classe 1973, Leonardo Sottani è stato bronzo olimpico alla 26esima edizione delle Olimpiadi di Atlanta e campione europeo alla 22esima edizione dei campionati europei di nuoto che si sono svolti a Vienna nel 1995. Sensibile alle tematiche ambientali, Sottani ha apprezzato la gamma ZE di casa Renault e ha colto l'occasione per svolgere un divertente test drive a bordo di Twizy presso l'area esterna 44. Il campione olimpico ha apprezzato il design originale e innovativo, nonché la guida agile e silenziosa del Urban Crosser 100% elettrico, già ordinabile sul mercato italiano presso la rete Renault. Niente che ti investe. Impressionante la facilità con cui si guida, una gran bella accelerazione e si sta veramente comodi, ha dichiarato il campione al termine del test drive. Alla domanda, se Twizy fosse un giocatore di pallanuoto sarebbe all'altezza? Sottani ha affermato decisamente sì, sarebbe guizzante, frizzante e vincente, come un vero attaccante. Profondamente legato alla sua città, Leonardo Sottani condivide il forte interesse dimostrato dal Comune di Firenze per lo sviluppo della mobilità elettrica, come testimonia il protocollo d'intesa firmato da Jacques Busquet, presidente di Renault Italia, e Matteo Renzi, sindaco di Firenze. Ma sarebbe sicuramente molto bello, perché comunque noi abbiamo un centro storico tra i più belli al mondo, per cui allora per utilizzare macchine come queste elettriche che non inquinano sarebbe sicuramente una cosa molto bella per la società. E in questo modo da qui dal Motor Show di Bologna, con questa stupenda fanciulla dietro di me seduta sull'Honda, lo scooter elettrico EV Neo, e che noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e torniamo con ulteriori novità del mondo dei veicoli elettrici da qui dal Motor Show di Bologna con Electric Motor News, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. A tra poco.